Costa D'Azza, esponente storico dei radicali, e poi Alfredo Stirati. Solo poche parole questa fase conclusiva. Io non amo molto le celebrazioni, perché le celebrazioni sono spesso un modo per riseppellire di nuovo ciò che soltanto per alcuni momenti si sottrae alla dimenticanza, riseppellire di nuovo e riconsegnare alla smemoratezza e alla dimenticanza. Io credo invece che proprio la drammaticità delle lotte che siamo costretti a combattere in questo momento nel nostro paese ci obbliga a ricordare, e ricordare non con un atto formale, quasi funerario, ma a ricordare con quella che Capitini, con una formula che Marco ripete spesso, chiamava la compresenza dei vivi e dei morti. Perché quella compresenza, tolto il con, che presuppone la nostra presenza, che presuppone l'attualità delle nostre notti, è presenza, presenza di idee ancora vitali, presenza di valori, presenza di esempio, presenza della volontà di creare e di costruire un paese civile, moderno, non solo unito, ma democratico. E allora è a questa compresenza che io voglio oggi, in questo momento, rendere omaggio. Rendere omaggio, non rendere l'omaggio delle nostre lotte attuali, perché da quelle lotte di allora io calpesto spesso tutte le mattine il terreno di viale di Villa Pamphili e trovo ancora i segni, i ricordi di quelle centinaia e centinaia di italiani di altre parti d'Italia, bergamaschi, bresciani. Ma di che parla Calderoli? Di che parla Matt Svizzeri, polacchi, che vennero nel 1848 a unirsi alle camicie rosse di Giuseppe Garibaldi? Un uomo a cui dobbiamo tanto, uno dei tanti a cui dobbiamo tanto, ma forse il più intelligente, il più coraggioso, il più singolare per aver cominciato quasi incolto la sua battaglia per l'unità d'Italia, per la democrazia, per la libertà, e averla conclusa da grande generale, ma anche e soprattutto da socialista, da libertario, da democratico. E allora credo che sarebbe ingiusto, o sarebbe sbagliato, considerare soltanto celebrativo proprio l'attualità delle nostre lotte, la capacità di continuarle. Quelle lotte affondano anche e innanzitutto in quegli esempi e in quella presenza vitale di idee e di obiettivi politici, di capacità di sacrificio per più grandi e comuni obiettivi di civiltà. Grazie, adesso do la parola per concludere ad Alfredo Stirati, insegnante pubblicista. Io vi saluto, ma anzi vorrei salutare, grazie a Radio Radicale, quelle 67.000 persone che ci ricordava, di cui ci ricordava Marco Pannella, che sono sepolte nelle catacombe di oggi, di questo disgraziato paese. Quindi un saluto qui dalla Breccia di Porta Pia, come segno di libertà a quei 67.000. Do adesso la parola ad Alfredo Stirati, grazie.
Buonasera a tutti, sono l'ultima ruota del carro, parlare dopo due leoni come Pannella e Spadaccia è difficile, molte cose sono già state dette, cercherò di riprenderne alcune brevemente e di aggiungere qualcosa che non è stato detto. Innanzitutto sono d'accordo nel commemorare il 20 settembre in modo distinto e disgiunto dalla commemorazione ufficiale. Sono due anni che ci distinguiamo e bene farlo se vogliamo essere coerenti con la nostra laicità, visto il melting pot che ha caratterizzato gli ultimi anni. Quando il Comune di Roma celebra gli Zuavi e il Cardinal Bertone, segretario di Stato, si dice in perfetto accordo con uno Stato che ormai è connivente col Vaticano, nonostante la nostra Costituzione affermi di essere aconfessionale e laica. L'altro anno da questo microfono avevo proposto un qualcosa di eretico forse, di cambiare il nome di Porta Pia, che è un nome legato alla tradizione pontificia, se non sbaglio, di Paolo IV, e di sostituirlo con quello di Porta 20 Settembre. Mi sembra più consono, più giusto, più coraggioso anche. Quest'anno vorrei fare un'altra proposta, di celebrare per la seconda volta l'Unità d'Italia fra 8 anni, e spiego il perché. Perché l'altro anno è stata celebrata la data del 1861, ma mancava Roma e Garibaldi al grido di Roma o morte giustamente diceva che senza la capitale da cui doveva essere estromesso il Papa Re, senza Roma l'Unità d'Italia non poteva essere detta tale. Quindi fra 8 anni, nel 2020, sperando che le cose in Italia vadano diversamente da come vanno oggi, propongo di celebrare di nuovo il 150° anno dell'unità che comprende Roma. Prima lì c'era una ragazza con un cartello, Vaticano quanto ci costi. L'UAR ha indicato alcuni di questi costi, ma ce ne sono molti altri che ora non starò a ricordare per motivi di tempo, solo 7 minuti e sono pochi. Alcuni ridicoli proprio, assurdi, spese inutili in una grave situazione economica in cui si trova lo Stato. Noi dobbiamo finanziare il Vaticano. Qui vedo i contributi statali per i grandi eventi, ma noi dobbiamo pagare gli eventi loro? I contributi all'editoria cattolica, le tariffe postali agevolate, la riduzione del canone TV, la copertura statale del consumo idrico del Vaticano, questo pochissimi lo sanno, paghiamo le loro fogne, il fondo per gli edifici di culto, le spese straordinarie delle amministrazioni locali in occasione di importanti eventi cattolici, i contributi comunali per l'edilizia di culto, prima è stato detto più case e meno chiese. A suo tempo scrissi un articolo quando il Papa disse Roma ha bisogno di altre 50 chiese, come se non ce ne fossero già abbastanza.
ricevetti telefonate dal vescovo, arcivescovo, ma come lei? Io così penso e così dico. E per ultimo, le esenzioni comunali dalla tariffa gestione rifiuti, per esempio. L'IMU, l'8 per 1000, quello lo sanno tutti, quindi non c'è bisogno di ricordarlo. Ancora una cosa, se ho tempo, spero di sì, 30 secondi è poco, insomma. E c'è stato un documento, un messaggio di Benedetto XVI al Presidente della Repubblica l'anno scorso, in cui in modo incredibile si diceva che la Chiesa ha contribuito alla costruzione dell'identità nazionale attraverso istituzioni educative e, cosa che farebbe rivoltare nella tomba Machiavelli, per esempio, che diceva la Chiesa è colpevole di aver ritardato l'unità d'Italia. Dante distingueva prima di Cavour i due poteri, per quello se ne andò in esilio e poi fu condannato a essere bruciato vivo se tornava a Firenze. Quindi si cerca di riscrivere la storia a proprio uso e consumo, nascondendo alcune cose, evidenziando solo quelle che fanno comodo. Dante nel Paradiso fa dire a San Pietro che la curia romana è una cloaca del sangue e della puzza. Petrarca diceva della corte pontificia nido di tradimenti, di vin carca, di letti e di vivande in cui lussuria fa l'ultima prova, eccetera eccetera. Prima è stato citato Rosmini, Gioberti, Manzoni, molti li ritengono cattolici osservanti, ma Manzoni plaudì alla presa di Roma e Gioberti e Rosmini furono severamente ammoniti quando si dissociarono dalle opinioni ufficiali. Quindi menzogne, privilegi, speriamo che tutto questo abbia termine. Entro gli 8 anni che ho indicato prima, quando celebreremo il vero 150° anno dell'unità, Roma compreso. Vi ringrazio di essere rimasti fino all'ultimo momento. Grazie dell'attenzione. Grazie, si conclude qui la vera celebrazione del 142° anniversario della Breccia di Porta Pia. Grazie a tutti, grazie a Radio Radicale, grazie a Marco Pannella, grazie a Maria Mantello, grazie a tutti voi.